Tanto che non facevo una diretta, fammela condividere, va. Ho perso anche l'abitudine a fare le dirette. La metto al volo perché mi andava di salutare Raffaella in diretta. Una cosa, fammi vedere se siamo online. Sì, pare che siamo online, eccola qua. Mi andava, ripeto, di salutare Raffaella. Era tanto che io, fra l'altro, volevo fare un'intervista e mi hanno detto ma non sta molto bene un po' di tempo fa, quindi ho lasciato perdere. Però mi dispiace. Allora aspetta che condivido la diretta. Anzi, condividete la diretta, io non ho voglia neanche di condividerla. Quindi non condividetela voi, aspetta. Devo cambiare profilo. Che palle. Ecco fatto. Questo, ecco, va bene, ecco qua, condiviso sulla mia pagina. Ok, basta, condividi. Allora, che piacere, era amata da tutti. Sì, Raffaella aveva un qualcosa di magico. E perché? Perché aveva una caratteristica che mi accomunava a lei, fra l'altro, quella di non aver mai avuto litigi nel suo programma. Per questo era diventata un po' anacronistica per la televisione, no? Non è un mistero che Raffaella non avesse più spazio in televisione. Perché? Perché non sei sconvolta, lo so. Per noi gay era un mito, un'icona, sì, lo so. Lo so benissimo che era un'icona gay pazzesca lei. Era parte della mia infanzia, Rosa scrive. Raffaele unico inimitabile. Buon viaggio, Regina. Era speciale, bravissima. La cosa che mi colpì di più di Raffaella non fu... Poi racconto l'inizio. Fu che un giorno, quando facevamo Domenica In insieme, un sabato pomeriggio, l'aspettavano per le prove. Sabato pomeriggio si fanno le prove, perché la domenica c'è Domenica In. E ho vaghi ricordi, ho soltanto che lei non c'era. È una professionista come lei, non può non esserci quando fai le prove. Al che sono andato per dire, dice Red, va a prova, andare, che è in camerino. E io sono andato in camerino. E lei era lì con una ragazza, una sua fan, che era scappata di casa. E io dissi, Raffaella, ti aspettano? Dice, sì, ma vengo se quando sono riuscito a convincere questa ragazza a tornare a casa dai suoi. E ha passato, credo, 2 ore con questa ragazzina, che era scappata di casa, per convincerla a tornare a casa, invece di andare a fare le prove. Questa è una roba che mi ha lasciato... Allora, una grande... È morta la conoscenza della mia vita, ci mantenei Maga Maghella, donna eccezionale, inimitabile, era una grande... Buon pomeriggio, grande Raffaella... Ti vedo in forma, sono tranquillo. È una grande donna, rimarrà la sua vicina, positiva. Abbiamo perso un pezzo importante. Sono senza parole, unica nel suo genere. Sono rimasto sconvolto. Un mito. Fra un po' racconterò anche come ho fatto Domenica In con lei. Una grande artista. Non faccio speculazioni sul che cosa ha avuto, ok? Era un varietà. Faremo senza di lei la storia di una vita. Un addio senza rumore. Esatto, un addio senza rumore, improvviso. Da Malta mi stringo a voi. L'impressione che dava chi la vedeva davanti allo schermo è che fosse una persona unica. Mi dispiace moltissimo, una preghiera. Mi dispiace immensamente, la mia infanzia se ne va, un'icona che ci lascia. Ricordiamo con grande affetto, porti via la mia gioventù.
Ricordo il suo ultimo programma dove lei era sempre dolce, faceva interviste, ma non ebbe tanto successo perché la televisione è cambiata nel frattempo. La televisione non è più la televisione che facevamo e che io ho smesso di fare e che faccio sul web. Grande Redstone. E la televisione è diventata la televisione urlata. Che notizia triste. Regina della TV. Io la seguivo sempre la sera. Rimarrà sempre nei nostri cuori. Io vorrei qualcuno conoscere. No, non voglio entrare nelle cause. Devo ancora sentire mia mamma. Sarà devastata, scrive Alessandro. Il dolore per la perdita di una donna con la D maiuscola. Classe, sense of humor. Amore. Che bel racconto, Red. Sì, io rimasi colpito da questo fatto qui. Allora, quando verso diciamo a metà del 1986 mi arrivò la notizia che Raffaella Carrà mi stava cercando. E dopo una settimana mi chiama Bibi Ballandi. Io avevo iniziato a fare televisione con Bibi Ballandi. E poi avevamo smesso, io avevo fatto Bandiera Gialla, eravamo nati insieme televisivamente parlando con Bibi Ballandi. Prima del Bandiera Gialla io ero un promettente giornalista che scriveva su Oreste il Carlino, che faceva le radio bolognesi, e lui era il figlio di Iso Ballandi, che era un manager importante. Mi chiamò Bibi Ballandi e feci Bandiera Gialla con lui, gli inventai Bandiera Gialla con lui. Poi dopo lui non era caduto un po' in disgrazia televisivamente parlando, aveva perso anche, stava perdendo anche voto alla voce. Allora mi chiamò e mi disse: Ronnie, secondo te, se io proponessi alla Carrà di fare Domenica In con lei, tu accetteresti? Io, Raffaella Carrà, mi stava già cercando. Potevo dirgli: guarda Bibi, lo so che mi sta cercando Raffaella, ci penso io, ma io sono molto legato alle persone che mi hanno aiutato, anche se non ci siamo lasciati bene, non ci eravamo lasciati bene con Bibi. E allora io ho detto, sì Bibi, perché no? Mi andava, e non un caso, la Ballandi Entertainment entrò alla RAI con me, con Pinky, all'interno di Domenica In. È stato l'ingresso di Bibi Ballandi in RAI. E chiaramente io facevo Bebop a Lula, facevo un programma di punk, facevo un programma dove mettevo le persone più, gli artisti più, certo l'antitesi di Domenica In. E lei mi volle, e quando ci incontrammo lei mi disse: io voglio te per sostituire Disco Ring, non mi piace più Disco Ring, è vecchio. E io dissi: guarda Raffaella, che quello che faccio io, tu sei libero di fare quello che vuoi. Mi diede totale libertà. Sì, mettevo interviste ad artisti come Patti Pravo, come Venditti, però mettevo anche David Bowie. Non è che David Bowie fosse molto, a metà degli anni 80 in Italia, fosse molto famoso nel 1986. Addirittura una volta io scelsi come sigla di Pinky gli Stranglers con Nice and Nice, dove loro erano nel video, andate a vedervi il video, erano vestiti da carcerati perché erano stati arrestati a Nizza, e quindi Nice and Nice, cosa carina a Nizza, era per prendere in giro il fatto che fossero stati arrestati a Nizza. E dissi: ma invitiamo gli Stranglers? E ma certo, gli Stranglers, un gruppo punk a Domenica In. E Pinky ebbe un successo incredibile. Dentro Pinky c'era Pinky, il nome Pinky è l'unico nome, tutti i miei programmi sono legati a una canzone, no? Bandiera Gialla, Bebop a Lula, Una rotonda sul mare, Roxy Bar, che ne so, capito? Tranne Pinky. Pinky perché io chiesi che come l'avremmo chiamato a mia figlia Jessica, che era, lui era una piccola star, quella che diceva pubblicità in Bandiera Gialla e poi faceva le disquisizioni, ce l'aveva con i Sixty Sputnik, eccetera. E lei mi disse: chiamalo Pinky come la mia bambolina. E io chiamai questo programma Pinky. E chiaramente dentro c'era Jessica, che faceva degli intermezzi, no? E Raffaella
impazzì per Jessica, tanto che mi convinse a portarla in studio. La portai in studio e poi mi convinse anche a portarla a caramba, che sorpresa, in studio, perché la voleva rivedere Jessica. E lei mi lasciava la più totale libertà e abbiamo fatto una domenica in, secondo me, molto bella, perché poi sperimentavamo. Abbiamo fatto suonare gli Spandau Ballet fuori dallo studio di Via Teulada, accanto allo studio, un palco improvvisato dove hanno fatto un live. Abbiamo portato in studio i Duran Duran. Cioè io suggerivo, diciamo, artisti da portare, chiaramente non ero il direttore artistico, ci pensava lei, però lei mi seguiva sempre, ripeto, anche portando in studio gli Stranglers. Ci fu solo un momento in cui lei non approvò una cosa che io avevo fatto, perché nel Sanremo di quell'anno, che fu vinto da Si può dare di più, io ero tra i giornalisti che intervistò Baudo. C'era una giornata in cui, una serata in cui intervistavo i giornalisti, e io feci la domanda a Marcella Bella, chiedendole, perché mi toccò Marcella Bella, non perché volessi intervistare Marcella Bella, persona che stimo, artista che stimo, però io dissi con Marcella: guarda, qui i giornali hanno mandato, c'erano dei quotidiani, hanno mandato qui a Sanremo anche 5-6 inviati e non ne manda nessuno nella guerra che c'era in Siria in quel periodo. E dico, eppure ci sono il trio che canta perché la guerra, la carestia, però vengono tutti qui, i giornalisti non vanno là. Marcella non seppe cosa rispondere, disse: la tua domanda è già una risposta. E a questo punto si alzò la Bertè, venne da me: ah sì, perché voi ci massacrate sempre, che non c'entrava niente. Noi siamo massacrati. Io dissi: Raffaele, cioè dissi, Loredana, ma vai a lavorare in fabbrica. Questo vai a lavorare in fabbrica, come per dire, vedrai che capisci cosa significa essere massacrati, non te che fai la vittima. E questo fece uno scalpore incredibile. E Raffaella mi chiamò e mi disse: tu li rappresentavi domenica in e non dovevi criticare la Bertè. E io dissi: Raffaella, probabilmente hai ragione, ti chiedo scusa, ma mi è venuto spontaneo, questa stava dicendo le robe. E in effetti a Sanremo tutti erano contro di me, il resto il Cardino per cui ero inviato stigmatizzò questo mio intervento. No? Fin quando non uscii da Sanremo, Sanremo era una bolla, uscii, arrivai al primo autogrill, feci benzina e mentre facevo benzina, Ronnie, il benzinaio, grande, hai mandato a lavorare in fabbrica la Bertè. Poi arrivò una, grande Red Ronnie, hai fatto bene, digli vai a lavorare in fabbrica. Cioè il mondo fuori è tutto diverso dal mondo dentro. Però lei aveva ragione in quel caso, perché lei non ha mai avuto, ripeto, un litigio. Lei, Raffaella, non ha mai avuto un momento in cui ci fosse qualcuno contro un altro. E faceva parte di questo genere di televisione, una televisione che era per stare bene insieme, non uno contro l'altro. Non è un caso che... Vabbè, poi è successo il casino perché dopo Domenica In Berlusconi ha comprato sia Raffaella Carrà che Pippo Baudo e anche la Bonaccorti, tant'è vero che io ricevo una telefonata del responsabile Brando Giordani, responsabile di Domenica In, che mi disse: tu l'anno prossimo farai Domenica In, ho bisogno di saperlo entro oggi perché la Carrà e Baudo sono andati via, e c'è rimasto solo la Bonaccorti. Io sapevo che la Bonaccorti invece aveva già firmato per di là. E io dissi: scusa, ma cioè io non riuscivo a capire perché mi chiedessero se io avrei fatto Domenica In, ma io cosa c'entravo? Cioè, io avevo fatto Pink all'interno di Domenica In. Allora non è come oggi che si sa il minuto per minuto, i dati d'ascolto, eccetera. Allora no, nel 1985, l'86 i dati li sapevano solo loro. E non mi avevano detto che Pink era stato il terzo programma più visto dopo una puntata di Sanremo, una puntata di Fantastico, una puntata di Pink aveva fatto 1.200.000, che il mio programma aveva il 3% di share in più rispetto a Domenica In, all'intero Domenica In, non lo sapevo queste cose. Chiamai Rosanna Mani e TV Sergio Canzoni e mi dissi: guarda, mi hanno chiesto di rifare Domenica In. E lei mi disse: no, tu torni a casa. Tornare a casa significa tornare al Canale 5. E io anche lì, per un fatto di amicizia, ho rinunciato a fare Domenica In l'anno prossimo, quindi a continuare una carriera in Rai che probabilmente sarebbe stata
nettamente diversa da quella che ho fatto dall'altra parte, perché dopo poi, ma comunque è meglio così, perché poi alla fine io non ero fatto per fare programmi in studio, sono molto bravi tanti altri che hanno preso il mio posto, sia Canale 5, ad esempio Gerry Scotti. Io, rinunciando a un'offerta di Berlusconi, ho lasciato il posto di Riscotti, ma lui è bravo a fare queste cose, io no. O Conti, Carlo Conti, io non sono bravo a fare programmi in studio. Io poi li avrei fatti in maniera diversa. Poi la televisione stava implodendo, difatti ne ha pagato anche Raffaella Carrà le conseguenze, perché nella televisione è arrivata la TV spazzatura, la TV urlata, dove tutti urlavano. Vespa, no, sì, Mosca urlava nello sport, Sgarbi urlava nell'arte, Funari urlava per le casalinghe, Ferraro urlava nella politica, era tutto un urlo, tutta una contrapposizione. E io non ero fatto per questo, e neppure Raffaella, tant'è vero che lei poi ebbe il boom col programma Caramba che sorpresa, anche il programma del Mezzogiorno, però lei dopo un po' era anacronistica per questa televisione, tant'è vero che poi dopo lei è espatriata, è andata da altre parti, perché in Italia non c'era più posto per una come Raffaella Carrà, che faceva un programma piacevole per stare bene insieme, perché alla televisione non volevano che le persone stessero bene insieme, quindi per quello poi lei, che non ha avuto più questa opportunità di andare avanti a fare la sua televisione, il suo modo di fare televisione. E l'ultima volta che sono andato in un programma della Carrà è stato ospite suo nel pubblico, perché ha un caramba che sorpresa, perché lei voleva rivedere Jessica, quindi sono andato con Jessica e le ho portato Jessica a rivederla. Poi l'ho incontrata qualche volta, però avevo chiesto un anno e mezzo fa di poterla intervistare, vorrei fatto una bella conversazione con lei, e quella mi manca. Abbiamo fatto 30 passa puntate insieme di Domenica In, però mi manca una bella conversazione con lei. Però, vabbè. Allora, vi leggo un altro po' di come è una rockstar della libertà, dei pensieri lungimiranti e rivoluzionari. Donna libera e indipendente. Abbiamo perso un vero mito della televisione. Dopo lei nessuna. Ha spaccato la TV bigotta. Eh sì, lei ha rivoluzionato, lei è stata anche quella che ha allontanato Mina dalla televisione. Mi dispiace, una regina. Mi dispiace, Red. Vabbè, no, niente. Allora, ok, io so che sto girando un post dove lei dice vaccinatevi, sarete liberi. Però fare ironia su questo, mi dispiace, quelli che lo stanno facendo, ne ho già saltati alcuni, quindi per favore. Alla fine penso che bloccherò quelli che d'ora in poi scriveranno questo, ok? Bene. Era amata da tutti noi perché era semplicemente educata, mai volgare. Ha sdoganato tabù, ha reso la televisione con la scatola perfetta. Grandi, i tuoi modi mai arroganti, vedi? Perché socialmente è diventata una panzina del mondo omosessuale? Non lo so, Stefano. Non lo so, ce ne sono tante icone gay, Barbara Streisand, la Rettore, Patti Pravo, Raffaella Carrà, ce ne sono tante. Sono cresciuta con le sue canzoni. 18 giugno come me. Stiamo perdendo i pilastri. Profondamente addolorato. Troppi se ne vanno. Vorrei tornare alla vita in cui c'era lei, la regina. Sì, ma non le facevano fare TV, quindi. Un'eroina mondiale. Se le volevi bene, mostra tutto il tuo amore. La vera completa professione del varietà. Parte più bella in Italia non c'è. Il mito della mia infanzia. 2 anni fa ha seguito il suo programma che mi era piaciuto. Sì, faceva delle interviste belle, mi piacevano. Però non c'era il gossip, non c'era la contrapposizione, la violenza. Quindi, un pezzo della mia vita. Una bella persona. Lei è Corrado, esatto. Sono cresciuto con Raffaella. È morto un'icona, l'antista più grande della TV. Bellissima. Che triste notizia. Ciao Angie. Dopo Milva, Carrafracci, ora lei.
Sì, devo dire che tutte e tre. Vabbè, sto zitto. Ha fatto tanto rumore. Un abbraccio da Louis Cohen, l'ultima icona di una televisione che non guardo più, è vero. Una parte di noi che se ne va. Dobbiamo fare un suo ricordo una sera qui. Io, Paolo Gramaglia, siamo qui per i suoi noti, Raffaella Carrà. Ero bimba, fantastico con Corrado. Orlando Raffaella mondiale rimarrà un'icona indelebile. Un'epoca si chiude, è vero. Salve. Ballerà da capogiro anche lassù, la sua risata felice. Un mito che ci lascia. Non aveva più spazio in TV, non si è mai confusa con la volgarità, è vero? È verissimo. Non ho parole. Che bruttissima. Ora chi prenderà il posto di questa icona? Hai conosciuto Raffaella Carrà, una grande, lo so. Allora, un altro grandissimo personaggio se ne va. Un successo non avrà mai più uguali. Non è andata via senza far rumore. Lei non ha mai fatto rumore, l'ha solo cantato, ma non l'ha mai fatto. Grande Raffaella. Ciao Raffaella, salutaci le stelle. Possiamo dire che sei partita, forse sei organizzata per continuare a stare con noi. Il mio mito è come tu, nessuno potrà mai sostituirla, come dici tu, nessuno potrà mai sostituirla. Pure io mi pettinavo come lei, una persona vera. Vidi l'ultima trasmissione, bella, educata, pulita, sincera. In questo momento invidio chi è credente perché quanto riguarda penso che lei non resterà che cenere. Mi dispiace contraddirti, Gioia, anzi sono felice di contraddirti. Ci sono altre dimensioni. Lei in questo momento sta attraversando il bardo, sta rivedendo tutta la sua vita. Quindi, infatti, in questo periodo lei non ci sente perché è nel bardo. Poi dopo, finito il bardo, tornerà a comunicare con noi dall'altra dimensione. Tutto è cambiato, i migliori stati arginati, tipi come Renzo Arbore. Ieri guardavo uno spettacolo di Pintus sul web e dopo lo spettacolo avevo un tormentone di canzoni Pedro, vabbè, grande donna, un'altra stella che ci illuminerà. La vera regina della TV. Mi piace immaginare che da un'altra parte, in un'altra dimensione, c'è una festa immensa. Amo la sua energia. Proietti, Stefano Dorazio, no. Marcella, nell'altra dimensione non veniamo accolti, che ne so, Jimi Hendrix non viene accolto da Brian Jones, anche se era suo amico. Viene accolto dalle persone che hanno un karma con lui. Quindi Raffaella verrà accolta dai suoi genitori, non viene accolto da. Non è uno show, c'è di là. Quindi, simpatica, bravissima. Vedo una bellissima foto tua. Sì, è una foto mia che ho trovato sul web. Non avevo tempo di andare a beccare i Pinky, fare lo screenshot. Vedi, ero con gli occhiali scuri, eravamo in studio domenica, vedi. Proporrei alla nostra squadra di giocare con il lutto al braccio. Beh, Bonucci è stato intervistato dalla Carrà. Sarà sempre dei nostri. Italia e Spagna, è vero. Italia e Spagna, due nazioni che si confrontano domani. Lei è stata una star in entrambi i paesi, avete perfettamente ragione. Non avevo fatto questa correlazione. Ci aiuterà tutti i nostri amici. Ok. Sono senza parole, grazie al tuo racconto. Nessuno meglio di te, no, in tanti la possono raccontare. Grande donna, umile, sono rimasta di stucco, ci ha lasciati Raffaella Carrà. Quanti ricordi mi vengono in mente, un dolore grande, una grande artista. Ma che dimensione, la vita è una sola. Maurizio, non importa quello che tu credi, l'importante è che ti comporti bene in questa vita. Quello che ci sarà dopo, fregatene, ok? Però comportati bene in questa vita. Vedrai, avrai una sorpresa. È una donna molto invidiata dalle donne in TV. Caramba, stavolta la sorpresa bruttissima ce l'ha fatta a tutti noi. Già 147 condivisioni? 147, davvero? Allora, fammi vedere. Ma al di là di questo,
al mio profilo. Sì, poi devo controllare anche un attimo perché devo rimanere connesso, perché sto dimenticando tutte le regole che poi dopo le stabilisco anche io, le regole, no? Quelle di controllare, di vedere se siamo in onda. Non so. Sono indietro coi messaggi, stiamo 209 condivisioni. Ero amica di Liliana, la madre di Bibola, quanta semplicità, che grande dispiacere. Ha perfettamente ragione Rivera. Non so cosa c'entra in questo caso, però forse capisco, ma non ne voglio parlare. Allora, partecipai a Pronto Raffaella, Maniglie d'Oro. Discreta fino alla fine, è vero. Grande professionista. Vuoto e tristezza dentro. Mi ricordo quando portassi gli stranieri. Ah, eccoli qua, guarda. Guarda, eccoli qua. Eccoli qua, guarda. Ecco, vedi? Catturati gli stranieri, condannati ai lavori forzati a Domenica Inn. Era una copertina di Bibo Palura, firmata da tutti gli stranieri. Visto? Bello, no? Ecco gli Stranglers, mi ero dimenticato che avevo questo quadro qui. Ciao Raffaele, fai buon viaggio. Ne hanno tolto un'altra di mezzo. Oggi la biblioteca si è svuotata di un volume importante, sì. Sono tanto addolorata. Rossella. Poi ti spiego. Non doveva fidarsi di questa terapia genica. Ah, no, non voglio parlare di cose che mi avete fottuto, perché racconta questo bellissimo Pinky. Sei un mito, Redron, starei ad ascoltarti per ore. Grande la descrizione della Carrà. Raffaele si vedesse e percepiva, era sempre lei davanti alla telecamera, genuina. Allora, lei ha dichiarato che non ha mai saputo perché fosse diventata icona gay. Sì, esatto. Probabilmente, sai, la cosa che affascinava erano i vestiti. Ad esempio Jessica, mia figlia, per lei era un idolo da piccolina. Difatti gli piaceva ballo, ballo, ballo. Io feci a Jessica, poi non avevo mai immaginato che l'avrebbe conosciuta, io feci a Jessica un video con una cassetta VHS con i video che lei amava, e tra i video che amava ce n'erano due di Raffaella Carrà, tant'è vero che a Jessica piaceva molto un vestito che stava un po' largo, poi girava in tondo veloce perché diceva che è il vestito che faceva il frullo, perché imitava la Carrà. Tutto questo mentre eri in diretta. Cosa vuol dire tutto questo mentre eri in diretta? Non ho capito. Andavanti veloce. L'Italia perde, saluti dall'Abruzzo. Esatto, domani gli azzurri e gli spagnoli, avete ragione. C'è Italia-Spagna e lei è stata un idolo in entrambi i paesi. Allora i programmi erano molto belli, è vero. Il tasso del televisore era enorme, forse i nostri pollici erano ancora piccoli. Fatto sta che una volta premuto quel bottone, lo schermo in bianco e nero prendeva vita. E c'era da rimanere incantati dai tanti volti e talenti. C'era da imparare il buon gusto, la classe, l'eleganza, saper far ridere senza cadere nel volgare. E c'era tanto amore da Trieste in giù, sia pure Raffaella. Ci sarà pure un tasto da qualche parte che qualcuno starà premendo per dar nuova vita al tuo destino. Grazie per quello che hai lasciato qua. Anima pura, Raffaella. Com'era bella Raffa con Mina, eh sì. Mina ha capito, facendo il programma con la Raffaella, che la sua era finita, perché vedeva in Raffaella Carrà una giovinezza, sapeva ballare, oltre che cantare, eccetera. Tant'è vero che alla fine di Mille Luci, che lo si chiamasse quel programma, Mina ha detto addio, non mi vedrete mai più. Vorrei tornare indietro nel tempo. Non si può. Dobbiamo vivere i tempi che viviamo e trovare il bello nei tempi, o crearlo il bello. Grazie per ricordare Raffaella. Mi ero convinta che eri immortale. Eh sì.
grande abbraccio Raffaella, anche col telecomando come devi cambiare col carai i suoi stupendi show. Grazie Red per questo omaggio a Raffaella. Hai mai intervistato Raffaella? Un'intervista vera no, ci ho parlato tante volte, ho fatto 30 puntate di Domenica In Insieme, quindi sai. Allora, ma che modo riprende il suo pensiero? Allora, troppo grande Raffaella Corrado. La cosa assurda è che io capisco che ci sono delle persone che non credono nelle altre dimensioni e in queste cose, ma il fatto di venire a infangare questa chat, attaccando, eccetera, no? Non sanno che stanno accumulando un karma negativo, se ne accorgeranno nel bardo. Auguri. Siamo andati a organizzare la TV per quella grande lettè. Allora, buona Raffaella, grazie Cerdroni. Una donna emancipata e libera, una vera showgirl. Un bellissimo programma dove intervistava vari personaggi, Muti, Fiorello, Loren, che si chiamava Raccontare. A raccontare comincia tu, è vero? Era bello. Allora, grande donna, esempio di una televisione che non c'è più. Era bella in tutti i sensi. E va lo stesso corso che fai sempre quando scompare un grande artista, purtroppo non ci sarà nessuno in grado di raccogliere quella eredità. È vero? Che brutta cosa. Quando racconti certi aneddoti starei giorni interi ad ascoltarti. Sì, perché prima ho fatto un post con un breve ricordo scritto, poi ho deciso di fare la diretta, e c'è stato uno stronzo, coglione, che ha scritto, cosa ha scritto? Anzi, se penso che se c'è ancora lo bloccherò. Allora, mamma mia, 180 commenti non lo troverò mai. Allora, 180 commenti è soltanto, aspetta, annulla. Vabbè, comunque aveva scritto, approfitti per parlare di te stesso. No, io ho semplicemente scritto, poi adesso ha risposto, no, non credo che ci andrò. A che ora sei da Porro? Non credo che ci andrò da Porro stasera. Vabbè, comunque, grande dolore. Allora, attraversato moda, costume, rivoluzionando. Nessuno può prendere. Lei rappresenta la storia dell'Italia che non c'è più. Lei rappresenta una mentalità aperta di quegli anni e ora si è rinchiusa. Simboleggia un palcoscenico mediatico ormai inesistente, quegli spettacoli televisivi che entravano in ogni casa, in ogni famiglia, come un gruppo di amici a cena. Lei rappresenta il simbolo di donna ed artista completa come poche altre, che non ha mai cessato di essere curiosa, non ha mai cessato di imparare e insegnare l'arte, la felicità, l'empatia, la sincerità. Una donna che ti faceva essere orgogliosa di appartenere a questa nazione. Ci ha strappato tanti sorrisi, ci ha ricordato l'umiltà. Era contagioso, difficile non amarlo, Raffaella. Allora, la cara per decenni su empatia. Cosa avesse, non credo non sia importante. Esatto, rispettare la riservatezza. Se n'è andata alla TV in persona. Era la cantante preferita di mia nonna. Allora andiamo avanti veloce. Come mi dispiace. La vera signora della TV italiana. Credo di essere molto indietro con i commenti. Faccio una roba, salto tutti i commenti, arrivo alla fine perché altrimenti non sono. Quindi se avete scritto qualcosa riscrivetemelo, ok? Ecco, adesso sono ai commenti di adesso. È triste vederti fare una diretta a sorpresa in questo contesto. Ti vediamo in Sardegna quest'estate? Sì. Ti vorrei far assaggiare delle frittelle vegane a base di erbe che nascono spontaneo. Ok, grazie Gianni. Poi andrò anche nel,
nell'agriturismo di Simonetta Spiri a Budoni. Penso che l'omaggio che stai facendo a Raffaella faccia bene a tutti. Ce la fai salutare con meno tristezza. Quanto ti ho amata. Grazie, non finirei mai di ascoltarti. Metti sempre l'anima. Sei sempre a trasmettere tanta emozione. Quanti anni si rimane nel Bardo? Poco tempo nel Bardo. Guardatevi il documentario, è su YouTube. Digitate Franco Battiato e il Bardo. Io mito fin da bambina. Vidi il suo spettacolo a Cadelliscio di Ravenna. Avevo 13 anni e sono rimasta affascinata. Lei mi disse, ma com'è possibile che tu hai 13 anni e sei più alta di me? Simpatica, bella e brava. Danza fino in alto nel cielo. Grande donna. Anche parlare di sé quando si era droni va bene, non è una vita comune il suo racconto. No, non è quello. È che io ho spiegato che io non faccio il critico. Cioè io non commemoro persone che non ho conosciuto. Io parlo di cose che ho vissuto. Non giudico come fanno tanti. Non ho mai fatto il critico musicale. Quando dicono Re Droni critico musicale, non sono un critico. Io non critico nulla. Io parlo di vita. E quindi quello che io ho scritto nel post è una cosa che riguarda me, ma perché parlo di lei in questa maniera. Nel post io ho scritto «Ciao Raffaella, mi avevi cercato per fare Domenichini nell'86-87, mi avevi lasciato totale libertà nel mio spazio Pinky, dove mettevo artisti come Bowie, Spandau, Duran. Mi dicevate sì persino quando ti chiesi di inventare i punk stranglers in studio o fare live degli Spandau all'esterno accanto agli studi. Questo per raccontare che lei ti lasciava la libertà. Per questo non racconto di me, racconto lei. Altra cosa, ho visto l'amore che avevi per tutti. Un pomeriggio di sabato, invece di fare le prove, l'hai passato in camerino per convincere una tua fan che era scappata di casa a tornare dai suoi. Sei sempre stata meravigliosa. Ricordo l'amore che avevi per mia figlia Jessica. Buon viaggio nelle altre dimensioni. Ci arrivi con un carico di umanità che ti verrà riconosciuto. Ti abbraccio forte. Ho parlato di me? No. Ho raccontato fatti che ho vissuto con lei per raccontare lei. Non sto a dire... Non dico, ah, grande Raffaella, hai avuto un grande successo in Spagna, hai avuto di qua, di là. No, faccio altre cose io. Maracaibo era cantata da Raffaella? No, Maracaibo era cantata da Lu Colombo. Con la sua spontaneità ha riunito tante generazioni. La stessa esistenza che ho avuto per scompare di Proietti. Ad esempio, io non ho fatto una diretta per ricordare Gigi Proietti. L'ho incontrato una volta, gli ho fatto un'intervista una volta. Non lo conoscevo bene. Io non parlo di chi non conosco o di cose che non conosco. Eri a conoscenza che avevi problemi di salute? No, sapevo che non stava bene ultimamente, che si è ritirata. Difatti mi hanno detto, no, guarda, spero di, glielo dico, che gli vorresti fare l'intervista, ma evidentemente. Ti risulta che abbia fatto... Ah no, cavolo, non parlatemi di queste robe, ragazzi. Superstar adorabile. Una signora 360 gradi, tu non hai bisogno di parlare di lei per la notorietà, una grande signora, sapeva amare tutti e farsi amare da tutti, ci ha fatto cantare, ballare, ridere e commuovere, una donna con un grande cuore, proprio ieri ho pianto vedendo incontro Raffaella e Corrado Mantoni. Ricordo quando ha conosciuto anche Duran Duran e Domenica Inn, grande Raffaella, rimane nel mio cuore per la sua unicità, ha fatto parte della mia vita. Aspettavo sempre di vederla con la mia famiglia. Ti voglio bene. Povero Iapino. Credo che rimanga solamente il ricordo e una sensazione alle generazioni odierne. Sei un grande per tutto. Avevo iniziato a vedere il Bardo. Porterà nei mondi spirituali una ricchezza immensa. L'arte non si perde. Ricordo quella puntata di Domenichini dove si collegò con Claudio Villa poco prima che morisse. Io ricordo, allora ricordo anche questo, che per la prima volta ci fu un talent all'interno di Domenica Inn e io ne ero assolutamente protagonista, però gli artisti facevano pezzi propri. E nell'ufficio di Raffaella Carrà, pensate, era gennaio 1987, e arrivarono tutti questi gruppi che
erano in gara per andare a Sanremo, dove vinsero, credo, i De Novo. Comunque arrivarono i De Novo, con Mario Venuti, Luca Madonia. Arrivarono i Bopping Kids, con Brando, che poi ha fatto il cantante, oggi il produttore, ha prodotto i Modà, ha prodotto M, eccetera. Arrivarono gli Avion Travel, con Fausto Mesolella. Eravamo nell'ufficio della Cara, cioè l'ufficio che Domenica Ina aveva messo a disposizione per la Cara. E io feci l'intervista a loro lì. E quel giorno arrivò Claudio Villa. Arrivò con la moto, perché dovevano mettersi d'accordo, non so per che cosa, per incontrare Raffaella. Quando mi disse, tu che ti occupi dei giovani, vieni a vedere un mio concerto, vedrai quanti giovani ci sono. Era tutto. E io dissi, vengo Claudio, vengo. Da stronzo non ci sono andato, ed era uno degli ultimi concerti che facevo. Vabbè, sempre questo, sempre nell'ufficio di Raffaella Carrà. Sempre positivo, Red. Come hai detto, Red, ci sono rimasti solo gli urlatori, quelli sbagliati. Un vero peccato. La voce del mio collega, Red, cosa ti piace di più in Lady in assoluto? L'umanità. Una donna grande, un'artista grandiosa. Grazie a mia nonna sono cresciuto e grazie di voi. Che tristezza, Raffaella divina. Un tuo ricordo personale di Raffaella. Sto facendo ricordi personali di Raffaella dall'inizio, quindi se sei entrato adesso vai all'inizio, dopo li vedi. Un'altra grande perdita. Bartiato ha detto 49 giorni nel bardo. Anche per Jessica sarà una grande perdita. Jessica era legata a Raffaella. Allora, mandiamo l'energia positiva. Esatto. Come sempre, grazie per le tue testimonianze. Il XX secolo sta finendo davvero in questi ultimi 2 anni. Lo spirito dei tempi del Novecento, non 9000. Una grande donna. Ciao Raffaella, mi sono fatto un pianto, scrive Paola, ho il magone, da bambina mi faceva pettinare come lei. Ricordo sempre la sua grandissima dolcezza, l'ho amata fin da quando da piccolo, vista canzonissima a 70. Credo, Red, la tua voce pacata enfatizza ciò che era Raffaella. La sua intervista a Laura è un documento straordinario. Persona come Raffa, oh, hai l'avatar come circola del Barone Rosso. Persona come Raffaella hanno emancipato e rinnovato la vita. Poi 4 politici senza guinzaglio l'hanno portata al Medioevo. Bravo Red, grazie. Ciao Raffaella. Raffaella è l'unica superstar. Grazie Red, possiamo avere tutti la possibilità di darti un ultimo saluto. Ciao Raffaella, adesso in un mondo dove Battiato ti avrà preso per mano. L'ho detto prima, non pensate che uno incontra gli artisti. Uno incontra le persone con cui, a cui è legato da un karma, ok? Cioè, quando io andrò dall'altra parte non incontrerò, che ne so, Gerry Scotti o Carlo Conti o Raffaella Carrà, ma incontrerò i miei genitori, mio fratello, cioè le persone, Bruno, le persone che sono legate a me da un karma, Fausto Mesolella. Ecco, incontrò queste persone che sono state legate a me da un karma. Incontrerò Maria Carta, probabilmente, Andrea Parodi, Maurizio De Crisma, che era molto legato a me, ma queste persone, Pietro, il mio amico che se n'è andato in moto, hai capito? Sono dispiaciuto, ma non posso evitare di sorridere pensando quando i bei ricordi di sabato sera, io che facevo il telecomando sabato sera, la Fracci e la Cara, grandi artiste. Il mio mito. Era quello il senso, Red. Non hai una vita comune, ma ricca di conoscenze di artisti. È perso il tuo trasmettere. Io ho le foto in bianco e nero, ballavo con mio fratello il Tuca Tuca. Una grande artista. Una persona garbata. Ciao, Morabit. Come la Carrà. Perciò capì la tua importanza. Si fu strano che lei mi chiamasse a fare Domenica. Perché io facevo Bebop a Lula a quei tempi, Non avevo fatto una rotonda sul mare, io facevo Bebop a Lula e non mi aveva neanche fatto presentare coso? Voto alla voce, mi ha fatto presentare Voto alla voce dopo che avevo fatto Pinky su Domenica. Aprile la tua, Corrado, Vianello, Mondaini, Baudo, Tortora, ora vedere Fazio, D'Urso, Litizetto,
Vabbè, dai, con questo messaggio che hai mandato a Raffaele mi hai fatto piangere. Sono rimasto attonito alla notizia. Era una bella ed era la prima a fare della musica in movimento. Degli Ascala, Stefania Rotolo. Ecco, un altro video che piaceva molto a mia figlia era quella di Stefania Rotolo, la sigla di un programma che era Le favole di un tempo sono roba da museo. E se tu me le propini io ti faccio marameo, 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 lo ricordo ancora. La Carrà dei ricordi televisivi di quando ero bimba. Fino a ieri ho pranzato solo per Mango e adesso anche per lei. Raccontaci degli aneddoti segreti che solo tu sai. Ma quello che racconto è quello l'ho raccontato. Ti ho scoperto grazie a lei. Ah, di personaggi così amati da poche generazioni differenti, di età differente, ai bambini e alle persone anziane, ne contiamo davvero pochi. La tua mitica risata. Signor Roni, se Raffaella non l'avesse ben impressionata, lei non l'avrebbe commemorata. Lei, quando una persona muore, anche se la conosce, dipende se ha fatto del bene a lei. È davvero sincero. Certo. No, non si è fatto del bene a me. Si è fatto del bene. Non si è fatto del bene a me. A parte il fatto che se fa del bene anche a me, se la conosco. È semplice, no? Non conosco solo da TV, ma credo sia stata una donna, sì. L'immagine la compagna ideale, calore, stile. Buon viaggio a Raffaella. Bravo Ren. Domenica in andava in onda gli studi della DER. No, domenica in andava in onda da Via Taulada. Studio piccolo di Via Taulada. Era ancora umana. Arriva Raffaella Carrà. Adoravo fin da bambina. Grande donna. Siamo sulla stessa dimensione di pensiero e di vita. Ciao Raffaella, sei entrata nel cielo dei miti, ti ha seguito fin da bimba. Non mi sembra vero che non la vedremo più. Ciao Raffa, te ne vai poco dopo la mia mamma. Ti amava e ti cantava sempre, spero vi incontriate. Dopo tanto rumore adesso piango i nostri. Oggi Dioniso ci ha lasciato, Raffaella nostra. Il suo caschetto era famoso in tutto il mondo, con le sue canzoni uniche, erano belle le sue canzoni. Io fra l'altro quando feci Domenica In venivo dal punk e glielo dissi nella prima puntata, dico guarda che quando io ho annunciato che avrei fatto Domenica In con te, io vengo da Bipo Palula, tanti fan del rock hanno storto il naso, però io sono convinto che insieme faremo delle belle cose, e lei mi ha sorriso. Parlava perfettamente inglese e spagnolo. L'ultima vena icona. Grandissima donna. È inutile che continui a scrivere quella cosa. Non la metto. Quello che lei ha deciso di fare con la sua salute sono fatti suoi. Ok? Ciao Ronnie, grazie per questa diretta. Raffaella è stata scoperta da buon compagno? Assolutamente no. Grazie, è troppo battuto. No, non sono battuto. No, sono sereno. Se sai cos'è la vita, sai cos'è la morte. Se sai cos'è la morte, capisci che non esiste la morte, ma solo un passaggio in un'altra dimensione, quindi... Scrivi tutte queste bellissime verità. Un giorno farò... Sei dalla Grecia, tu. Ma che importanza è per sapere perché volate nell'altra dimensione? Esatto. Red, sei un uomo profondo, ti ringrazio per la dolcezza con la quale hai raccontato Raffaella Carrà, che è immensa Raffaella, quanta classe. Piano piano se ne stanno andando tutti. Lacrime e sofferenze di Adriano Celentano. Ho pianto per Raffaella Carrà, perché non solo se n'è andato un mito della TV passata e presente, bellissima la sua intervista a Riccardo Muti, ma un modo semplice che mai tornerà. Peccato che a quel modo semplice la RAI non dava più spazio. La RAI che oggi celebra Raffaella Carrà, non dava più spazio a Raffaella Carrà. Questa è la realtà, poi, ragazzi. Ah, firma copie. Una di noi sempre. Bello che tu scriva vogliamo la caccia nel tuo avatar. Raffaella Carrà fa parte della mia crescita. È stato un simbolo per 3 generazioni. Ho guardato il programma The Voice solo perché c'era Raffa. Difatti
ha fatto un bel post la Manu Dolcenera, che ha collaborato con lei, faceva The Voice insieme a lei. Ai tempi di Caramba Sialospeschi, su una lettera per Danilo Brugia, Caramba Boys, e la sua assistente mi aveva chiamato per partecipare alla televisione, non sono andata, ma grazie a Raffaella. Red, dimmi, ma adesso la famiglia cosa guardano? Niente. Daniele, Red, non sei, non sarai un parassita, anche questi servono nell'ecosistema, ma si guastano in padella, si gustano in padella, tu nel cuore dell'aria, che bella cosa che hai scritto. È vero, l'ecosistema ha bisogno dell'intelligenza e della stupidità, ha bisogno delle persone illuminate e dei coglioni, ha bisogno delle persone positive e di quelle negative, del polo positivo e negativo, yin e yang, è vero. Allora, sono cresciuto con le canzoni di Raffaella, ha solo cambiato stanza, siamo eterni, è vero, mettici l'H per davanti. Raffaella mi piace tanto, grazie per questa diretta. La voglio ricordare così, con leggerezza e profondità, talento unico e speciale, impensabile da trovare in TV Spazzatura in cui ci hanno abituati in questi ultimi anni. È stato un periodo storico, è vero. Circa 30 anni fa avevamo montato un ponteggio per lavoro esterno proprio davanti a casa sua. Bene, tutte le volte che lei usciva ci salutava con grandi sorrisi, unica e indimenticabile. Numero uno. Caramba, che sorpresa. Sconvolto e sempre guardato. Grazie Red per la tua testimonianza. Grande mamma di tutti noi. Ok. Maracaibo, sarà doloroso cantarla ora. Ma Maracaibo la cantava Lu Colombo, lei cantava altre canzoni. Buon viaggio Raffaella. Sei d'accordo con la televisione? Sì, sono d'accordo. Allora ragazzi, il karma, nostra icona, sono ancora rimasto molto indietro con ho le lacrime. Ciao Raffaella dalla Tunisia, donna autoironica, amava professionisti, era una barista professionista. Ok ragazzi. Solo chi ha vissuto vicino alla persona può raccontare con sentimento e vita. Grazie. Ok ragazzi, può esistere un karma tra persone che non sono conosciute direttamente ma sono spiritualmente percepite secondo te? Certo, certo che esiste un karma, anche tra queste persone. From the Empire State Building di New York, Rip Raffaella Carrà, forever. Bellissima, dolce, simpatica Raffaella. La amavano in Spagna. Ok ragazzi, mamma mia quanti altri commenti, era un mito, non esistono più artisti del suo calibro, penso sia l'unica vera showgirl che abbia mai avuto. Grazie per questa diretta. Ok ragazzi, grazie a tutti voi, ciao Raffaella e niente, basta, tutto qui, ciao, buona serata. Ci vediamo.